in WordPress, rimaniamo in una soluzione che sia all'interno del sito WordPress con un plugin completamente, non completamente diverso, ma insomma che ha dei punti molto diversi per quel che riguarda l'interfaccia. E diciamo, mentre ContentForge è presente nella repository gratuita di WordPress, il plugin che ci viene presentato da Riccardo invece, GravityForge, è un po' diverso, ma lascerò a lui spiegarsi e anche la responsabilità di spiegare questa particolarità. Sei già pronto? Un minuto in più per Riccardo, solo perché lui. Buonasera a tutti, mi chiamo Riccardo Boccaccio, vengo dalla Toscana e io insegno in questo liceo statale, un liceo con vari anni liceali, tra cui musicali, sono insegnante di chitarra, quindi di musica. Per la scuola precedente a questa, l'anno scorso, ho preparato, essendo web della scuola, per un istituto comprensivo, ho preparato un sistema di modulistica perché il SGA aveva implementato nel sito un modello di porte aperte su web che potesse gestire la modulistica completamente online. Allora, siccome il WordPress porte aperte sul web non aveva qualcosa che potesse fare, mi sono cimentato e ho provato a cercare in giro quello che c'era di plugin. Ho trovato questo plugin che è GravityForge. Questo plugin è in realtà un plugin potentissimo, fa di tutto, quindi molto performante. L'unica pecca ovviamente è che è a pagamento, quindi non è un plugin gratuito, ha un suo costo e quindi va acquistato. Io perché ho scelto un plugin a pagamento? Perché appunto c'era questa necessità di mettere su questo sistema e quindi ho preso il plugin che potesse gestire con facilità, senza troppo codice, in maniera veloce il tutto in breve tempo, quindi mi sono cimentato, l'ho configurato e quindi vi faccio vedere che cosa ho fatto. Questo sito qui, se ho messo il link, si vede bene, e potete annotare perché questo sito è un sito di test, voi potete entrarci tranquillamente, potete provare sia lato utente che lato amministrazione, segreteria, e potete fare tutte le prove che volete. Qui sulla destra ho messo accesso al sito, ossia una pagina dove ci sono le credenziali per entrare come utente, test utente, le credenziali per entrare come test amministrazione e poi un indirizzo email che voi potete usare proprio per testare le ricevute di ritorno dei vari passaggi, perché appunto il sistema consente in automatico la richiesta sia da parte di chi la inoltra che ovviamente anche tutte le annotazioni che vengono fatte via via nel percorso di tutto l'iter del plugin. Però diciamo, faccio prima a spiegare, a mostrare quello che fa piuttosto che parlare di come funziona. Quindi io accedo come utente test utente, faccio proprio una simulazione di invio, quindi mi connetto, mi autentico come utente, quindi personale della scuola che deve inviare il nome. Il modulo ci abbiamo qui già in form per inviare sia lato amministrazione, modulistica, perché io spesso
con questo plugin, quindi sono già pronti all'uso. Tutti questi moduli che voi ora vedete possono essere liberamente scaricabili. Io ho messo una pagina con dei tutorial che spiega tutto quello che ho fatto nel dettaglio passo passo con tutte le processi. Quindi il modulo si presenta in questa maniera, vado a compilare i campi, nome e cognome lo prende già dal login, quindi ci sono campi che possono essere già compilati, quindi semplicemente vado a compilare. Il plugin, al contrario di Contact Form, è dinamico, nel senso che se io clicco una sezione, per esempio sciopero orario, se dico giudizio giorno intero, mi lascia fermo. Invece sciopero orario mi fa aprire un foro dinamico per fare le ore. Quindi il plugin rimane pulito, vedo solo quello che mi serve. Semplicemente provo a compilare le date di sciopero, quindi vediamo che faccio sciopero praticamente giorno intero, l'email ovviamente quella che è registrata nel sito, la data quella odierna, non posso andarla a modificare, e niente, ho già compilato il modulo per inviare l'inchiesta. Il modulo viene in uno step fatto vedere, così come verrà inviato alla parte amministrativa della scuola con tutti i dati, e infatti posso io verificare se è tutto bene, altrimenti vado sul pulsante precedente, posso andare a verificare. Quindi il modulo appare molto chiaro, pulito, a questo punto decido di inviarlo. Il modulo viene inviato e qui dice la richiesta della sottoposta verifica e eventualmente sarà mandato a posto. Automaticamente il sistema ha inviato una mail, possiamo andare a vedere l'email che è stata inviata. Ci andiamo subito, punto, prendere l'email di cui devo fare l'acqua, così leggiamo insieme. L'utente registrato che ha inviato la dichiarazione ha ricevuto questa mail con stampato per il modulo inviato e con la ricevuta richiesta, questa è la parte amministrativa, cioè la segreteria ha ricevuto queste mail e l'ufficio protocollo che dovrà protocollare la richiesta, già il link che aggancia il lato amministrazione e la richiesta. Noi invece vedere l'email dell'utente, la scuola, l'utente della scuola, l'email dell'utente e quello che aveva visto precedentemente quando ha inviato. Quindi l'utente informato, l'email che è stato inviato in modo. E adesso andiamo a vedere ovviamente cosa riceve la segreteria. Ci vediamo adesso come la segreteria. Quindi faccio amministrazione, quindi fare un momento di layout. Vado in amministrazione, ecco, guardate, sulla destra l'amministratore chi può amministrare i moduli legge subito che è arrivata la richiesta di dichiarazione di sciopero da parte dell'utente. Viene guardarci direttamente da qui e vede tutte le richieste inviate visualizzare la richiesta e appare il modulo con in fondo la possibilità appunto di protocollare, quindi io aggiungo in fondo la nostra protocollo che ripeto questa richiesta è andata in automatico all'ufficio protocollo, altrimenti è stata indicata al momento della
questione relativa. Il troppo
di moduli e con quale utente lo vede solo lui ed è il modulo che ha inviato, quindi può vedere che cosa ha inviato e cosa è arrivato in seguito. Ripeto, qui abbiamo tutti i link per poter vedere passo passo cosa è stato fatto, anche la possibilità di scaricare il plugin sul proprio sito e provarlo. Tutte le istruzioni anche per installare il plugin passo passo eccetera. Potete scaricarlo anche senza la licenza, al momento che lo installate potete farlo benissimo, eventualmente potete successivamente decidere se acquistarlo o meno se siete soddisfatti della vostra. Sarebbero anche l'esportazione è possibile fare su CSV, c'è un secondo, perché è tutto a allora. Esporta. Allora, cosa può esportare? E niente, selezionando appunto il modulo si può esportare tutto, tutti i campi che sono stati inseriti, lo si può esportare con condizioni logiche, secondo il non utente, secondo il ruolo, quello che si vuole. Ovviamente tutti questi dati vengono aggiunti automaticamente in fase di creazione del form. In più anche gli stessi moduli, questi li ho messi a vostra disposizione, questi sei moduli, possono essere esportati e caricati importandoli a loro volta nel proprio sito, quindi voi potreste anche creare il sito, installare il plugin e caricare questi sei moduli per non partire da zero. Hanno al loro interno varie possibilità, infinite possibilità, veramente molto performanti, un tipo di compilazione, più ce ne metta, non serve assolutamente conoscere il codice HTML, è molto un'interfaccia grafica, quindi insomma è complesso. Perché può fare tutto, però se non uso in maniera semplice è semplice. Bene, mi fermo, lascio, ripeto, i riferimenti che sono importanti. Dunque, il sito è questo, quindi prendetevi il link, liceocarducci.org.it/testmodulistica, e qui avete tutti i tutorial, poi anche un video che feci quest'inverno, perché appunto lo presentai online e ho fatto un video che spiega passo passo quello che ho potuto fare. Comunque la mia email e dei contatti se avete bisogno di avere delle ulteriori spiegazioni per la versione completa. Grazie dell'attenzione.